Ciao bimbi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto una doppia recensione targata Canicola Edizioni. Raffaele, il capo dell'ufficio stampa che ho potuto incontrare al Comic Con di Napoli, mi ha donato due fumetti molto molto belli, in particolare un manga e un fumetto che sto appunto per recensirvi. Ragazze cattive di Anko, un'autrice coreana, e il giovane Yoshio di Yoshiharu Tsuge, che è praticamente lo stesso autore ed è l'uomo senza talento, se vi ricordate. Ultimamente, comunque, un mesetto fa vi ho fatto un'altra doppia recensione per la Canicola in cui c'era L'Uomo Senza Talento e poi Horsist Nicolò Pellizzon. L'Uomo Senza Talento mi era piaciuto tantissimo, quindi ho voluto leggere e portarvi qui la recensione anche di questo nuovo manga dello stesso autore, il giovane Yoshio. Mentre questa qui è una nuova autrice, appunto, per quel che mi riguarda, coreana, è stata la prima volta che ho letto qualcosa di suo. E partiamo proprio da questo, Ragazze Cattive di Anko. Un fumetto che puoi trovare per la Canicola Edizioni, appunto, al prezzo di 18 euro, un fumetto molto forte, non adatto a tutti per quel che mi riguarda, perché è una storia molto molto forte, molto cruda, molto vera e molto orribile per quel che mi riguarda, perché va dritta al cuore e fa pensare, fa riflettere tantissimo su quella che è la situazione degli adolescenti sia oggi ma quella che è stata negli anni 90, perché qui appunto si parla di due adolescenti, queste due ragazze che vediamo qui, che hanno vissuto la loro adolescenza negli anni 90, un'adolescenza terribile. Entrambe le ragazze vivono una storia di violenza, violenza che è presente non solo in casa, quindi da parte dei genitori, magari chi da un padre, chi da una madre, chi da altre persone che fanno parte della famiglia, famiglia che ti dovrebbe proteggere invece, va a continuare a fare violenza su di te, ma violenza che è presente in ogni ambiente in cui le ragazze si trovano, ovviamente una volta che si è adolescenti, si è a casa o si è a scuola, quindi la violenza è presente anche a scuola, la violenza è talmente presente nella loro vita che per loro è normalità, quindi Anko, l'autrice, ci fa vedere come negli anni 90 queste adolescenti, ma magari tantissime altre adolescenti, abbiano vissuto la violenza in casa, a scuola, come fosse qualcosa di normale. Quindi per loro l'essere picchiate, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, per una sciocchezza, per una cosa un po' più grave, per quello che sia, niente giustifica la violenza per quel che mi riguarda, comunque per loro, per un motivo X o Y, grave o no che fosse, la violenza era giustificata sempre e comunque. La storia appunto ruota intorno a queste due ragazze che per combattere la violenza cercano la libertà, scappano di casa, cercano il divertimento, cercano le esperienze del mondo degli adulti che stanno per varcare, anche se sono ancora molto giovani, e varcheranno il mondo degli adulti fingendosi adulte e guardando in faccia la realtà, guardando il mondo degli adulti e affrontandolo per la prima volta da adolescenti, avendo anche molta paura, chi di più, chi di meno. È un fumetto molto aspro, delicato allo stesso tempo, ma veramente molto crudo, oscuro e non adatto a tutti, cioè se non amate le storie di violenza non è assolutamente adatto a voi. È un fumetto in bianco e nero, potete vedere, e ci sono anche dei momenti divertenti, tipo questo qui, le due ragazze che hanno momenti di spensieratezza, di libertà, come giusto che sia nella loro età adolescenziale, ma è per lo più appunto incentrato su storie di violenza che in un paese che comunque era in crisi economica e non solo, era ormai normalità. Appunto loro, queste due ragazze, sono cresciute pensando che questo fosse normale ed è questo il ritratto che ci dà l'autrice e ci fa vedere come questo sia ovviamente ingiusto, incoerente con tutto il mondo che ci circonda, con tutte le belle cose che si dicono. In realtà appunto sono ragazzine che hanno vissuto questa adolescenza e vedremo come entrambe poi arrivano effettivamente all'età adulta e come e se ne sono uscite, come se hanno reagito a tutta l'adolescenza, a tutte le esperienze orribili che hanno vissuto nella loro adolescenza. È un fumetto che mi è piaciuto tantissimo, nonostante, ripeto, sia crudo, forte, e mostri tanta immoralità, tanta incoerenza, tante scene orribili, mi è piaciuto molto perché magari apre gli occhi nei confronti di una realtà molto lontana dalla nostra, quella della Corea, quella dell'Asia in generale, una realtà molto lontana dalla nostra, eppure molto vicina, perché le stesse cose accadono e sono accadute anche in Europa o in tutto il mondo. Mi è piaciuto veramente tanto, secondo me è da leggere, però allo stesso tempo non è assolutamente adatto a tutti, perché appunto è molto forte, molto crudo, oscuro, intenso,
E ci vuole un po' di stomaco e anche di cuore per affrontare una storia del genere. Comunque è un fumetto che consiglio se volete un po' appunto vedere questa storia molto particolare di due giovani ragazze degli anni 90. Il secondo fumetto, che in realtà è un manga, come vi dicevo, è appunto Il giovane Yoshiharu Tsuge, appunto stesso autore di L'uomo senza talento, manga che vi straconsiglio. Anche questo manga mi è piaciuto tantissimo ed è autobiografico, nel senso che il giovane Yoshio è appunto Yoshiharu Tsuge. È un manga ambientato nel Giappone del dopoguerra, un Giappone che ha una situazione economica non facile per tutti. Si vedono fin dalle prime pagine le condizioni delle classi sociali meno abbienti, quelle quindi inferiori, le condizioni delle fabbriche. C'erano tantissime fabbriche a conduzione familiare, appunto tenute in vita da poche famiglie, e famiglie che ovviamente magari non se lo potevano neanche permettere, quindi ci fa vedere come tutto questo andava avanti nel Giappone del dopoguerra. Il protagonista è appunto Yoshio. Fin dalla sua infanzia, fin da quando lui da piccolino è costretto a lavorare nella sua piccola fabbrica a conduzione familiare, fa anche altri lavori durante tutta la sua vita, e ci sono tantissime anche qui violenze o comunque abusi da parte del patrigno. Yoshio fin da quando era piccolo è stato un po' l'uomo di casa, perché il bambino comunque non ha mai avuto un'infanzia, non è mai stato giocare, diciamo è sempre stato il bambino che ha guardato alla madre come qualcuno che doveva proteggere, ha sempre guardato i fratellini come altri che doveva proteggere, sempre lavorato, sempre fatto altro, quindi un'infanzia anche in questo caso molto difficile. Si vede come Yoshiharu Tsuge si sia messo a nudo, abbia fatto vedere non solo la situazione del Giappone, come vi ho detto prima, cioè comunque economia che non andava bene, classi sociali meno abbienti in situazioni terribili, fabbriche che andavano a chiudere, ma anche come i bambini stessi dovevano andare a lavorare per aiutare o per sostenere la famiglia. Sono 6 racconti che ci fanno vedere tutta la vita di Yoshio fin dall'infanzia, per poi arrivare più o meno alla prima età adulta, quando abbiamo magari le prime esperienze che riguardano la sessualità o l'amore, le prime amicizie, il fatto che comunque cambi spesso lavoro e il fatto che lui voglia diventare in realtà un mangaka, quindi colui che scrive i manga, i fumetti dal punto di vista asiatico, i manga. Quindi vediamo praticamente la sua storia e vediamo tutta la sua vita, che però gira attorno al fatto che lui deve continuare sempre comunque a lavorare, vuoi in fabbrica, vuoi disegnando, quindi seguendo comunque la sua passione, che è comunque una passione difficile da seguire perché non gli dà abbastanza, per arrivare a aiutare la famiglia. Nonostante gli abusi che ha subito fin da quando era piccolo, dal patrigno e da tantissime altre persone. È un fumetto, un manga molto particolare anche questo, che anche in questo caso, come Ragazze Cattive, come L'Uomo Senza Talento, apre gli occhi nei confronti di una realtà che è molto distante da noi ma allo stesso tempo molto vicina, il Giappone del dopoguerra in questo caso, che ci fa vedere come un bambino sia cresciuto in una situazione terribile, non solo appunto economicamente ma anche psicologicamente e intimamente, come il tutto abbia creato la sua personalità, abbia contribuito a creare la personalità e a formare l'uomo che è oggi. Mi è piaciuto molto, devo dire che fra i due preferisco di più Ragazze Cattive. Questo mi è piaciuto, ma anche in questo caso fra i due di Yoshiharu Tsuge preferisco L'Uomo Senza Talento, anche se anche questo manga è molto molto forte, i disegni li ho riconosciuti, sono sempre gli stessi, molto particolari. Adesso anche in questo caso vorrei trovarvi qualcosa che non vi faccia spoiler. Comunque un manga che ovviamente si legge contrario in questo caso, è inutile che ve lo sto a dire, io sapete come si legge un manga. Comunque molto particolare come disegni, molto carino, e mi piace che ci sia appunto la cultura giapponese essenzialmente qui dentro. Ripeto, fra i due mi piacciono di più Ragazze Cattive. Ripeto, questi entrambi dalla Canicola, questo al prezzo di 18 euro, questo al prezzo di 19 euro, 15% di sconto come al solito su Amazon, lo sapete, e ve li consiglio perché sono dei fumetti molto particolari, sia questi sia L'Uomo Senza Talento, che vi parlano di una realtà che è il Giappone, che è la Corea, molto particolare, diversa, di cui io magari non avevo letto nulla, soprattutto sotto forma di fumetto non avevo letto nulla, non avevo letto nulla tra l'altro di così reale, perché ok, posso leggere i manga tipo Ranma o Sailor Moon, ma ovviamente non mi daranno mai l'immagine vera del Giappone, della Corea, degli anni 90. Quindi mi è piaciuto tantissimo leggere entrambi questi fumetti barra manga, quindi ve li consiglio soprattutto se siete affascinati da questo mondo e avete uno stomaco forte soprattutto per Ragazze Cattive. Io ringrazio ancora Raffaele per questi due
fumetti, vi lascerò il link per acquistarli qui sotto nell'info box come sempre. Ripeto, ve li straconsiglio, se li avete letti fatemi sapere perché ho bisogno di un confronto, oppure se volete altre informazioni chiedetemi qui sotto, se volete altre info, insomma quello che volete fatemi sapere. Link per acquistarli qui sotto con tutti i link dei miei social come sempre. Spero che questa doppia recensione vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!